J-Ax e Fedez, buongiorno, bentornati. Ciao, buongiorno. Siamo dei vecchi noi, parlo per me, Nicola, ovviamente un po' anche per aggiungo anch'io, mi aggrego anch'io. Perché nel fuori onda stavamo parlando di figli, insomma. Sì, ho sempre desiderato diventare uno di quei papà asciugoni che continuano a far vedere le foto anche a chi non glielo chiede. Secondo me ha fatto uno step in più, perché papà asciugone che si commuove appena parla del bambino. Sì, diciamo che sei passato da uno stato di ebbrezza a un altro stato di ebbrezza, devo dire di livello superiore. Un'ebbrezza proprio magica. 8 mesi? 9 mesi. Cominci ad esistere per lui. Assolutamente, perché sì, mi tempi riconosce non ed è fantastico, insomma, cioè veramente. Ha già il pizzetto, cioè. No, però si aggrappa al mio, infatti ho molto meno pizzetto perché me lo sta strappando piano piano. Te lo ridere che ti manca poco. Eh sì, aprile. Sei abbastanza controcorrente, no? Perché sia per le donne che per gli uomini, insomma, la tua età è un'età insolita. Deve essere, no? Che quando hai. Vieni più vicino. Quando scusatemi, ragazzi. Non so se sai di questa cosa. Sai come sono novizio, perdonatemi. No, sai cosa succede? Che quando sei per avere un bambino ti accorgi forse di più di altri attorno a te che stanno avendo bambini. Quindi io mi accorgo di sembra che ce li abbiano miei coetanei che hanno tutti i bambini, okay. Però è una sensazione probabilmente. Speriamo che sia anche un pochino questa vero. È una battuta che è una considerazione che abbiamo fatto molte altre volte. Linus è un po' preoccupato perché sei giovane. Linus, lavorano tutti e due. Mamma e papà lavorano tutti e due. Per qualche anno possono quindi stare. Quindi diciamo tranquilli. Che non c'è problema. E però la mamma è sempre in giro dalle foto. La mamma è sempre in giro. Tornò oggi da New York. Glielo dico anch'io, invece lei è piena di energie, cioè proprio non ha avuto una nausea, non ha risentito di fortunata nulla. In tutto, sì, cioè, a parte il compagno, insomma. Giusto. Vabbè, su qualcosa doveva accadere. Quello lì fa il pari col resto. Allora, esce in questi giorni, anzi è uscito venerdì, un repackaging del disco di gennaio, esatto. Insomma, Comunisti con Rolex. Dentro ci sono i video del tour di quest'estate, ci sono un sacco di foto molto molto belle e 4 o 5 canzoni nuove. 5 canzoni nuove. E tutto il live, più okay. Il DVD live. Poi fate il repack party, come si chiama? Esatto, no, sì. che è una figata perché adesso noi fino a San Siro non suoneremo più live, no? Mm-hmm. A parte questi repack party, mm-hmm. Dove chi. Che sono due, credo, no? Sono quattro in realtà, in due città diverse, okay. Il pomeriggio e la sera. Okay. E praticamente chi ha la Multi Platinum Edition, dentro c'è un codice, okay. E si iscrive e viene senza pagare, come dice la canzone. Esatto. Insomma, a gratis. Giusto per sopperire al fatto che non facciamo gli store, quindi non abbiamo potuto avere l'opportunità, mm-hmm. Di incontrare i fan, ci sembrava una cosa. Poi adesso che gli store li fanno tutti, anche i cantanti degli anni 60, dovevamo inventarci qualcosa di nuovo. In effetti, bisogna sempre rimarcare. Favorisca i sentimenti, poi la canzone va avanti, ma insomma questo era un po' il succo in realtà è già finita. Un secondo andava avanti. Non era finita, insomma. Ma la Lufthansa come l'ha presa questa cosa? Lufthansa l'hanno presa bene, l'hanno anche usata. L'hanno anche presa proprio. Sì, poi c'è anche qualcuno che pensava che era un product placement del brano, ma dico no, non è un product placement del brano, semplicemente perché per andare a trovarla a New York nel periodo in cui ci siamo conosciuti prendevo sempre lo scalo a dov'è che fa scalo? Francoforte. Tu hai paura di volare? Un sacco. Ah, tantissimo. Ok, quindi la Lufthansa è per quello. Sì, esatto, tantissimo. Urca, hai paura di volare? Ho dovuto prendere tanti voli. Madonna, grazie, soprattutto per. Però è una canzone molto vera, nel senso che è una canzone d'amore in cui racconti cose che alla fine insomma sono praticamente successe. Racconto tutte. La nostra relazione è stata la dedica che mi è venuta più spontanea a fare. Cioè non sapevi cosa regalare, hai messo. È stato un bel regalo perché è stata una cosa molto. Cioè, io ogni volta che l'ascolto viene la pelle d'oca. Adesso inizierò a piangere anch'io insieme ad Ax. Dai, piangi un po'. Dimostra a tutti che hai un cuore d'oro. C'è una canzone, anzi, ovviamente, di Ax in cui racconta invece un'immagine tua su cui più volte sei tornato, no? Quello del piccolo disadattato che il però. Bullizzato. Guarda, prima di tutto perché fra le basi che ci sono state proposte per questo repack c'era questa che era veramente old school. Ho detto questa la devo prendere io e svoltarla io perché. Sì, mi ricorda un po' Nato Sbagliato, ti ricordi? Sì, che assolutamente, fatto come concetto, come base invece siamo proprio all'inizio Golden Age anni 90.
E in più avevo voglia, visto che si parla tanto di bullismo, di fare storytelling, cioè di raccontare esattamente com'era successa la storia e come mi sentivo io, senza il buonismo di oggi che dice devi parlarne con i genitori, così. Sì, è vero, però non è sempre facile, soprattutto noi che siamo cresciuti tutti in periferia. Sai benissimo che il bullismo qua a volte si sposa con il codice mafioso, una cosa di cui hanno paura anche i professori e anche i genitori. Cioè, quindi a volte non si può dire, e quindi devi rimanere con questa cicatrice praticamente devi a vita. Imparare a sopravvivere. E questo brano, senza buonismi, senza retorica, racconta proprio questo, anche con la frustrazione, con il desiderio di vendetta, che poi è importante dopo incanalare in cose positive, nel mio caso la musica. Beh, devi morire non si nega a nessuno, allo stadio viene detto quasi come se fosse un forza ragazzi. Quanti anni avevi? Ero in prima media. E perché ce l'avevano con te? Civesio o Cologno innanzitutto? Sestulteriano. Sestulteriano, vicino Civesio. Vicino certo. Civesio, era dove ci avevano mandato Milano, le medie. Milano Sud lì, non okay. So, ma proprio... Perché io poi le elementari le ho fatte a Viboldone, dove c'è l'abbazia. E come no? E praticamente, niente, probabilmente ero io che non sapevo inserirmi. Però c'è stata proprio questo. Avevi l'aria debole e ne approfittavano? Sì, ero strano, ero sempre sulle mie. Probabilmente ero stato cresciuto più dai nonni fino a quel momento lì. Quindi ero abituato a relazionarmi con i vecchi e non con i giovani. Sì. E praticamente mi ricordo che l'inizio è stato proprio questa cosa. Durante una partita che si giocava al primo intervallo del primo giorno, la palla arrivò fra i miei piedi e quello che lanciò la palla mi lanciò un insulto, mi dice dai muoviti, ridammi la palla. Come Willy il principe di Bel Air. Io rimasi bloccato con questa palla perché dentro di me volevo rispondere di Bel Air, però avevo anche paura. Chiaro. Quindi non feci niente. Poi fino a che lui non ha rivolto meglio, la buttai via e lui mi tirò un pugno in bocca. E da lì tutta la scuola, da quel giorno tutta la scuola mi aveva preso così, perché in quel momento hanno guardato tutti. Sembrava proprio una di quelle scene da film. Cioè, dei college americani. Sì. Esatto. E così è andata avanti fino che non sono arrivato a Milano. Infatti poi lo dico, me la portai dietro questa coda. Poi a Milano invece c'è la più. Quando l'hai risolta questa cosa? In terza superiore, quando mi sono trasferito a Milano. Anche il mio grande amore per Milano. E che cosa per te l'ha Milano. Fatto risolvere? No, il fatto che c'era una classe diversa. Insomma, la scuola poi era una scuola di sinistra, quella di Milano. Quindi questo tipo di nonnismo non era tanto tollerato. E quindi legai, c'era anche della gente con la passione della musica. E quindi trovai la mia compagnia e la mia dimensione. Ma quello che t'ha tirato la cartella, tu poi l'hai rivisto, sai che fine ha fatto, hai un'idea vaga, ti ricordi lo dico come nella si terza chiama? Strofa, lo spiego, che lo stalkerò anche su Facebook ogni tanto. Davvero? Sì, cioè, questa è vero che è una questione irrisolta, che comunque io pensavo che nella vita... Ecco, quindi lì un'altra... Facebook ti permette di ritrovare non soltanto i vecchi compagni di classe, ma anche esatto, gli stronzi. Un'altra cosa che un po' non è come la narrativa del bullismo è che molte volte queste persone non vengono punite dalla vita, ed è questo un po' che mi lascia male. Perché come è messo adesso questo qua? È messo bene. Quindi... Però non fa San Siro. No, vabbè, quello non è messo bene quanto me, questa almeno è una consolazione. Però lui sa, insomma, che tu sei diventato non quello. Credo, perché i bulli tendono a dimenticarselo, no? Io sono uno che vuole sempre fare pace con tutto, con tutti. Non ti piacerebbe incontrarlo e in qualche modo dirgli ma ti ricordi quanto eri stronzo e sentirti dire mi prenderei del pazzo. Ti ricordi queste cose? Ma sai, ognuno di noi ha dei piccoli traumi che appunto per un altro, ma per l'altro non sono nulla. Magari nel frattempo ha capito di essere stato un dietro questi comportamenti. Ho visto da grande che c'è sempre un errore da parte della famiglia, quasi sempre. Certo che sì. Quindi come vieni trattato in casa poi si riflette su come assolutamente ti comporti fuori. Secondo me Fedez a scuola alzava le mani. Ma veramente, a me, anche quando mi sono trasferito a Milano mi hanno continuato a menarti. Anche se la scuola era di sinistra. E perché lo facevano con te? Ma da me si parlava poco, si interagiva poco. Io sono andato a Corsi, tra Corsi e Buccinasco. Mica Corsi, lo zio! Che numero di scarpe hai? Se il numero coincideva esattamente con il tuo interlocutore, non erano più tue. Oppure la bici era sempre simile a quella del cugino. Ridammela. La bici di mio cugino, quindi te la prendevano. Caspita, è come fare il militare. Sì, a me detenevo il record nel mio condominio, tipo 10 bici rubate in un mese, di cui 5 con me sopra. Sì, si usava molto. Purtroppo. Beh, diciamo che è formativo, insomma. Nicola faceva riferimento a San Siro, ci state già lavorando, immagino? Sì, sono arrivati ieri, stiamo lavorando al posizionamento del palco, perché
siamo, no, non possiamo dirlo, io ogni volta cerco di spoilerare tutto. A questo punto spoileriamo. Stiamo cambiando la conformazione del palco, cioè diciamola così, il numero di biglietti venduti ci ha sorpreso, quindi avevamo previsto prima il palco in una posizione, adesso dobbiamo cambiare posizione, perché prima lo mettevate in una maniera che se anche non c'erano 100.000 persone andava bene lo stesso, adesso invece sono 80.000 persone, quindi praticamente io da sansirista convinto prima era per il lungo sulle tribune, adesso è dietro una porta, no, adesso è come è fuori le piazzate, adesso lo useremo una conformazione che solo sopra, solo una band internazionale, che solo gli U2 hanno fatto. Ok. Quindi gli U2 a San Siro. Infatti faremo anche la scaletta. Faremo anche la scaletta degli U2, infatti. Al centro, bello al centro. Però bello. Dovete girarvi. Beh, io l'ho già fatto, perché io ho fatto già il forum di Milano col palco 360, certo. ed è molto figo, però ti devi sempre muovere perché dai sempre le spalle. Come ve lo spiegate questo successo incredibile che non accenna a scemare, tra l'altro? ci sorprende, continua a sorprenderci. Al quarto forum eravamo tutte e due così, cioè, probabilmente abbiamo fatto anche uno show che col passaparola ha portato altra gente, certo. Perché quello è molto importante. Da quanti anni girate insieme ormai? Cazzo, due anni. Ma che dici? Ma che? Cosa stai dicendo? Di più. Almeno quattro. Io ti conosco da quando. No, che giriamo insieme intendevo sui palchi. Ah, sui palchi, abbiamo fatto il disco da due anni. Da Vorrei ma non posso in poi. Sì, cioè. Però che lavoriamo insieme sono quattro anni. Quattro anni che abbiamo un'azienda insieme e che ci conosciamo da 8-10 esatto, anni. Sì. Che bello. Bello. Bene, Alex, abbiamo finito? Sì, vai. Ma cazzate, come al solito. Ne ho 30 secondi. L'esperienza prima del forum, chi va a letto prima? Cioè, io. Tu dormi subito? Sì, io scappo via. Cioè, scappi e riesci a dormire, dopo tutto quel casino di luci. No, ci impiego una cifra a dormire come ogni vecchietta della nostra età, e quindi sto a letto ma cazzeggio con i vari Netflix e robe del genere. Bravo, Fede invece? No, io esco. Esci proprio, te la fai decantare. La serata continua. Bene, mangi prima, mangi dopo, dell'ultima, poi mangio dopo. Mangio primissimo, alle 6:30. È importante, guarda che non sembra, ma Fedez mangia dopo. Va bene, grazie ragazzi, grazie, buon Natale. Grazie, viva, buon Natale.